Sono arrivata qui che Hassan aveva un anno. Sono arrivata qui per cercare suo padre. 15 anni fa era possibile. Una donna e un bambino piccolo fanno meno paura di uomini arabi. Ho studiato, sa? Anche se laurearsi in Egitto non significa proprio niente per una donna. Tant'è che alla fine ho abbandonato quando... Dico abbandonato quando Hassan è nato. Ma quello che mi è capitato è stata anche una fortuna, diciamo, sa? Non avrei mai potuto fare quello che ho fatto. Intendo dare un futuro a me e mio figlio. Lei lo sa che una pizza su cinque in Italia è fatta da un egiziano. E io sono la prima ad avere assunto un pizzaiolo italiano. La mia pizzeria si chiama La Mela Rossa. Lei sa cosa vuol dire? Richiama la storia della chiesa di Santa Sofia, secondo la vostra religione. Oggi è tornata a essere una moschea. E io sono un'imprenditrice che fa la pizza nel paese dove la pizza è nata. Almeno la pizza come la intendete voi. Ma lei pizza, lo sa da dove viene? Viene da pita, che è una parola che usiamo noi arabi, ecco, dico, da prima che voi ne aveste sentito parlare, di pummarola, mozzarella, queste cose qua. Sì, io, ecco, sono fiera di essere Amina, fiera di essere araba, ecco, di esserlo qui, in Italia. Perché questo paese, l'Italia, mi ha permesso di realizzarmi per quella che sono. Una donna con dei valori, delle idee, fiera delle mie origini. Ho aperto non una, sa, ma cinque pizzerie e in ognuna ci ho messo un pizzaiolo italiano. Hassan, un ragazzo, difficile. Anche se quando era un bimbo era così tenero, affettuoso. Ci siamo tenuti tanta compagnia, sa. Lei era come se capisse ogni cosa dei miei pensieri, delle mie preoccupazioni. Questo fino a quando non mi ha chiesto cose che non potevo accettare. Lo vedevo che passava più tempo a guardare i miei vestiti che a giocare con gli altri bambini. È stato lì che ho capito che questa era una maledizione della mia vita. Dopo tutti i sacrifici che ho fatto, questo non posso, non riesco ad accettarlo. Sono Furio Ravera, sono un neuropsichiatra e benvenuti a Genitori in Trans. Strano titolo per un podcast, vero? In realtà è molto efficace perché rende l'idea di come si sentano i genitori davanti a situazioni che non immaginavano di dover affrontare, come un figlio che manifesta un'identità di genere diversa da quella biologica. Da molti anni seguo decine e decine di adolescenti nei momenti più complessi della loro vita. Un giovane è come un fiume in piena. In realtà è lo specchio sul quale si riflettono le ansie del mondo adulto, posto davanti a identità di genere nel loro formarsi. Le storie che ascolterete sono ispirate a vicende realmente accadute e se danno conto di tutte le ansie e i pensieri che si affollano nella mente di genitori alle prese con ciò che non riescono a spiegare dei loro figli. È un cammino che hanno fatto con me e che con questo podcast voglio condividere con voi. Gli adolescenti si fanno male presenta Genitori in Trans, un podcast condotto da Furio Ravera, prodotto dagli Ascoltabili. Un saluto dal vostro Francesco Migliaccio. No, non avete sbagliato podcast. Volevo complimentarmi con voi per la scelta. Questa serie degli adolescenti si fanno male è straordinaria. Il dottor Ravera è un grande esploratore dell'animo umano e non c'è niente di più delicato che avvicinarsi alla diversità di genere di questo format.
Ora fatevi un grande viaggio nelle storie del professor Ravera. Noi avremo tempo di sentirci presto con Demoni Urbani. Quando il padre di Hassan è sparito, ho pensato che niente e nessuno ci poteva dividere, che io e mio figlio eravamo una famiglia, ma non in Egitto, qui, dove il destino ci ha portati. Non penso che sono fortunata, no. Per noi immigrati non c'è mai un momento nel quale riposarsi. Lavorare 14 ore al giorno e sperare che la salute ti sostiene, inshallah. Ho cominciato come cameriera in una pizzeria di un connazionale. Cameriera. Meglio sarebbe dire sguattera. Poi lui si è ammalato. È stata l'occasione. Ho portato avanti l'attività, ho annullato me stessa. Ero ancora giovane, potevo pensare a un uomo, ma un uomo non prende una donna sola con un figlio. E allora mi sono giurata che avrei vissuto per lui, per noi. Non ho guardato e non guardo altri uomini. Da me non vengono clienti egiziani. E questo per me vuol dire molto. Amina ci presenta una storia molto forte per quel che riguarda ciò che ha dovuto fare, ciò che ha dovuto affrontare, perché si tratta di una donna egiziana, quindi non europea, con tutto quello che significa poi dal punto di vista dell'inserimento in Italia, che viene abbandonata dal marito e quindi si trova come immigrata e con un figlio a carico, a lavorare 14 ore al giorno. Naturalmente l'unica cosa che sentiva di poter fare era trovare un senso in questo grande, per tenere in piedi questo grande sforzo, e il senso aveva come piattaforma fondamentale la relazione con questo figlio. E allora dice: avrei vissuto per lui, per noi, non ho guardato altri uomini. Hassan non capisce che c'è un limite. Si è avventurato oltre. L'ho abituato a frequentare persone italiane e straniere. Parla benissimo l'italiano come me. Ha anche l'accento romano, ci crede? Hassan significa colui che fa diventare tutto bello. E per me era il mio bambino. Eravamo una coppia. Lui era il mio ometto. Ma ogni volta che glielo dicevo si arrabbiava, anche quando aveva 5 anni. Io lo vestivo bene, con la camicia, i pantaloncini, e lui se li strappava da dosso. Insomma, faceva cose che non sono da maschio, non come si deve. No, non mi riferisco alla religione, io non vado più in moschea. La religione mi ha detto che dovevo sposarmi e l'ho fatto. Poi mi ha detto che dovevo restare da sola e l'ho fatto. Ora basta. Faccio a modo mio. Se chiedessi alla mia religione mi direbbero che è colpa del fatto che non ha un padre. Io non ci capisco più niente. Ha passato il limite. Io gli dico di tagliarsi i capelli, ma lui non ne vuole sapere. Si veste con le mie camicie. Mi porta altri ragazzi in pizzeria. Gente un po' così. Amici, sì. Non saranno loro che lo hanno portato su questa strada. O gli è mancato il padre. È così. Lei gli può parlare. Gli dica qualcosa. Gli faccia capire che... E qui ci troviamo su una commistione di problemi che riguardano ovviamente aspetti culturali e religiosi che abbiamo anche... Per quel che riguarda la religione cattolica, insomma, sono situazioni per cui una persona
pone le domande in varie direzioni per un fenomeno che trova assolutamente nuovo, inaspettato e naturalmente in una condizione in cui è impreparata. E naturalmente si ricorre alle consuete generalizzazioni, vale a dire forse sono stati degli amici, qualcuno che l'ha portata sulla cattiva strada, è mancato il padre, e questo potrebbe essere una frase proveniente da molte culture, anche nella nostra. Il punto è che chiede aiuto, il primo aiuto che chiede a Mina è di in qualche modo di parlare a questo figlio, vuol dire parlare a lui come se dovesse tornare sulla buona strada. Per il momento a Mina, almeno in questa fase dell'intervista, non ha avuto ancora accesso chiaro all'idea di identità di genere. Io non avrò mai un altro uomo. Ho 36 anni, non sono una ragazzina. E neanche mi interessa. Ho fatto di tutto per far capire ad Hassan che il matrimonio è una cosa seria. E che se va male non ci sono alternative o una seconda possibilità. L'ho fatto per lui. Per dimostrargli nei fatti che c'è una regola. Com'è che dite voi? Una coerenza, ecco. Io sono madre e padre. Io sono coerente. Volevo che Hassan capisse che una compagna per la vita non si cambia come si cambia un cellulare. Mi spiego, mi capisce? Io non sono disposta a cedere la mia dignità per un uomo e lui mi umilia in questo modo, frequentando ragazzi e ragazze come se fosse la stessa cosa. No, io questo non lo posso accettare, lei capisce? Hassan deve capire che c'è una regola. Amina ha un codice suo molto preciso e non lo si discute, nel senso che vorrebbe che il figlio accedesse a questo stesso codice, no? Per esempio capisse che una compagna è per la vita e non si cambia appunto come un cellulare o come un paio di scarpe. E poi dice, ma perché mi umilia in questo modo, andando con ragazzi, ragazze. Qui ancora c'è l'errore di immaginare che certi comportamenti siano dettati da una intenzione di ferire i genitori. Invece sono dei comportamenti che uno ha sulla base dei suoi desideri e delle sue esigenze. Fino a che era piccolo, non si vedeva, insomma, lei sembrava proprio un bel maschietto, tutti me lo invidiavano, mi dicevano, ma che bel bambino, così gentile, così a modo, sì, gentile, a modo, che poi è diventato effeminato. Alternativo, Mitley Agency, diciamo noi. Una vergogna. Adesso mi vengono pensieri brutti, lo sa? Che non dovevo portarlo qui in Italia, che facevo meglio a farlo crescere in Egitto, nella povertà, senza prospettive, ma almeno dritto, come un uomo. E io come farò quando sarò vecchia? Chi penserà a me? Ai ristoranti? Io ho puntato tutto su di lui. Su di noi. E lui tradisce così la mia fiducia. Non gli parlo più. Lui certe sere non torna a casa, non passa nemmeno in pizzeria. Dice che non vuole sentire i vestiti puzzare di fritto fine giornata lavorando nel locale. E allora se ne va, esce con gli amici, va a divertirsi. Poi sì, certe mattine viene ad aiutarmi a pulire e in quei momenti penso che è ancora il mio ragazzo. Lo riconosco, ma dentro ho la morte nel cuore. Vai a capire che ha in testa questo ragazzo o ragazzo. Lo sa come si fa chiamare dagli altri invece che Hassan? Si fa chiamare Hessa, che vuol dire destino in arabo. È questo il mio destino allora.
Dunque, Amina in qualche modo ci descrive i passaggi che ha fatto Hassan da bambino gentile, come se il tratto della gentilezza fosse già qualche cosa che prelude a trasformazioni di genere, e poi è diventato effeminato, dice. Effeminato e alternativo. Lei dice una vergogna, usando queste parole mitlai alinsi. Ecco, la vergogna, come ho detto già in altri racconti, è un grosso ostacolo per la comprensione di questi eventi, delle situazioni di questi figli, e naturalmente anche in questo caso, per liberarsi dalla vergogna, si cercano anche delle soluzioni pratiche, delle soluzioni che ci rimandano a modelli patriarcali di allevamenti dei figli maschi, insomma, che venga su come un uomo. Qua il tema non è quello, il tema è capire, e in questo caso uscire fuori da una sensazione di persecutorietà che è sottolineata dalla frase di Amina quando lui dice: è lui che tradisce così la mia fiducia. Sicuramente è una donna che, avendo lottato tanto, ha coltivato poi delle aspettative nel figlio, ha generato una relazione con il figlio di grande intimità, di grande intesa, legandolo a uno scopo. E vedere come si comporta per lei è veramente una cosa inaccettabile, e questo è un punto di conflitto. Hassan cambia il nome, si fa chiamare Essa, che in arabo vuol dire sia destino che destinazione, e quindi in qualche modo ci fa pensare che sia in marcia. Essa sta cercando di arrivare a quello che poi sarà il suo destino definitivo, la sua destinazione, quello di essere una ragazza così come egli desidera essere. Questo cozza proprio con il patto di alleanza che Amina aveva fatto con lui in quanto figlio maschio. Ho paura. Anche se qui in Italia non ho nessuno che possa puntare il dito su di me, che possa giudicarmi. I miei dipendenti mi rispettano, alcuni ridono alle mie spalle, si prendono gioco di me. Io, ma sì, li lascio fare. Perché quando c'è da lavorare si mettono sotto e vanno avanti fino in fondo, sanno che non c'è proprio niente da scherzare al lavoro. E che se sgarrano, via, li mando a casa in un attimo. Ma a volte sento di non farcela sostenere il loro sguardo. Sa che è dura stare sempre sulla corda, non potersi rilassare un momento. A volte mi viene voglia di piangere e non posso fare neanche questo, neanche davanti a mio figlio. Ma che gli altri mi possano vedere debole, non se ne parla. Anche se a volte vorrei abbracciare Hassan, dirgli che tutto quello che abbiamo è per lui, per la sua vita, per il suo futuro. Lo sa, un giorno mi ha chiesto di uscire con lui al ristorante. Sì, proprio noi che lavoriamo nel settore, che... Insomma, voleva che ci prendessimo una serata di relax con qualcuno che ci serviva invece che noi servire gli altri. Mi ha portato in un ristorante orientale, lui lo ha chiamato fusion, che significa un insieme di tradizioni diverse che si mescolano sino a diventare, sì, qualcos'altro. Era un posto elegantissimo, rilassante, così, e siamo rimasti io e lui tutto il tempo. Si era messo un vestito colorato che non capivi se era un maschio o una femmina, ma in quel locale nessuno se n'era accorto. Anzi, il mio Hassan sembrava perfettamente a suo agio. Forse ero io l'unica a sentirmi fuori posto.
alla fine ha pagato lui con i suoi risparmi. Mi ha detto che voleva che vedessi cosa significa sentirsi diverse cose insieme. Fusion è, come dire, fluido. Capisce? Hassan è anche Hessa. Non sono solo il maschile e il femminile a definire la sua identità. Non c'è rigidità. Non ci sono solo generi binari. Non ci sono solo generi binari. E questo è vero. C'è uno spettro che permette di individuare diversi tipi di identità di genere. E vorrei fare una piccola digressione. Se noi consideriamo quello che accade quando parliamo di identità di genere, il processo immediato che non fa capire bene cosa ci sta sotto è il fatto di immaginare subito la sessualizzazione. Quando si parla di una persona trans, immediatamente si va a pensare che questa persona avrà dei rapporti cosiddetti contro natura. Questo è un salto automatico che non permette di capire qual è invece il sentire di una persona a proposito della sua identità di genere. Le persone contraggono dei rapporti fra persone in primo luogo e si potrebbe dire che anche una identità di genere fluida è un'identità che privilegia la persona, non il sesso maschile o femminile o la corporeità, ma quello che io trovo in te, quello che io trovo nell'altro. E anche questo è un percorso culturale che tutti dobbiamo cercare di fare. Naturalmente una persona che ha vissuto con la durezza, che è stata una risorsa di sopravvivenza per Amina, tutto questo diventa difficile, ed è molto bello il fatto che essa trovi un espediente, direi un espediente scenico, quello di portarla in un luogo dove l'esperienza sia una esperienza fluida, un'esperienza in cui non c'è una unica tradizione culturale su un tema forte che è il cibo, per il quale noi, attraverso il quale noi ci identifichiamo, ma trovare che questo è buono e bello. E questo è il primo ingresso su qualche cosa che non sia fortemente definito. Ho deciso di trasformare un locale da pizzeria a ristorante e sarà Hessa a curare il progetto. Quando finirà la scuola sarà lei a gestirlo. Mi sta dando tanti consigli per fare il primo ristorante asiatico, italiano ed egiziano. Un insieme di tradizioni che diventano qualcos'altro. Allarghiamo il significato della parola fusion con qualcosa di nuovo. Anche del mio paese. Perché no? Ci troviamo tutti in un percorso di cambiamento. A volte si rimane confusi, a volte disorientati. Per tutti, prima o poi, arriva il momento della consapevolezza. Dalla trans si esce. Questa serie si intitola Genitori in trans. Io sono Furio Ravera. Grazie per avermi ascoltato. Gli adolescenti si fanno male ha presentato Genitori in trans, un podcast condotto da Furio Ravera. Testi di Giuseppe Paternò Raddusa e Giacomo Zito. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Levrini. Produzione esecutiva Ilaria Villani. Strategia editoriale Eleonora Chiomento. Ideazione e produzione Gli Ascoltabili.